Dei Jesus Christus, cari amici teleradioascoltatori e Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 25 febbraio 2022 per il nostro commento del giorno. In questi giorni il presidente della federazione russa Vladimir Putin ha ripetuto più volte che Mosca era stata imbrogliata e palesemente ingannata dagli stati occidentali che avevano in passato assicurato che l'alleanza del Nord Atlantico non si sarebbe mai allargata neppure di un centimetro a est. E questa, vedete, è una vecchia polemica, basata sui ricordi, tanti rimorsi di Michael Gorbachev, perché tutto, vedete, iniziò con l'intervista concessa dall'ultimo segretario generale del Partito Comunista Sovietico al eh, giornale americano The Daily Telegraph il 7 maggio del 2008 in cui si disse che gli americani ci promisero che la NATO non sarebbe mai andata oltre i confini della Germania dopo la sua riunificazione. Ma adesso che metà dell'Europa centrale e orientale ne sono membri, mi domando cos'è stato delle garanzie, delle promesse che c'erano state accordate. E la loro slealtà dice è un fattore molto pericoloso per un futuro di pace, perché ha dimostrato al popolo russo che di loro non ci si può fidare. Poi in altre occasioni, il eh, decaduto leader tornò sullo scottante argomento, rammaricandosi di essersi fidato durante il summit di Malta del 2-3 dicembre del 1989, proprio quando all'indomani, famoso 89, della caduta del muro di Berlino, la vigilia del disfacimento del patto di Varsavia, delle parole che allora Bush Senior eh, e il suo sottosegretario di Stato Becker eh, garantirono praticamente come un patto, no? si riunisce la Germania e eh, si evita che eh, l'alleanza atlantica del nord si estenda ad est. E nell'isola di Malta praticamente Beicher assicurò all'allora ingenuo Gorbaciov che la giurisdizione della NATO non si sarebbe allargata nemmeno di un centimetro verso oriente. Questo era un accordo verbale molto chiaro. Cioè se la Russia rinunciava alla sua egemonia sull'Europa centro-orientale, gli Stati Uniti non avrebbero in alcun modo approfittato di questa concessione per allargare la loro influenza e minacciare la sicurezza strategica russa. Quello che si potrebbe chiamare in gergo di trattati bilaterali o diplomatici un gentleman's agreement, cioè un cordiale accordo. Ma però eh, venne poi mh, eh, si cercò in qualche modo di formalizzarlo, per iscritto, ma eh, questo non avvenne mai. E eh, seguirono invece cose molto più gravi, cioè eh, dopo questi accordi verbali eh, seguirono appunto smentite continua da parte delle varie amministrazioni di Washington e dai loro eh, terminali europei e l'ultimo in ordine di tempo, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg che proprio in questi giorni ha seccamente ribadito che nessuno, mai, nessuna data, nessun luogo aveva fatto queste promesse all'Unione Sovietica. Quindi se ricorderete quello che era invece un detto che si diceva e si ripeteva e che Guarischi stesso ricordava nei suoi scritti, Qui lo dico e qui lo nego, no? cioè questa disinvoltura, no? per dir poco, con cui i comunisti di un tempo erano abituati a dire una cosa e poi negarla esattamente un minuto dopo. Contrordine, compagni, direbbe Guareschi: no? si cambia adesso. Abbiamo detto questo, ci siamo accordati su quest'altro, ma adesso, siccome ci fa comodo così, noi facciamo finta di niente, cambiamo lo scenario, cambiamo le carte in tavola e, e ci schieriamo dalla parte opposta. Questo, cari amici, è quello che è accaduto. Che è accaduto. Quindi, tutte. Panzane no? di un senescente vecchietto o propaganda del Cremilino. Sembra di no, perché, vedete, proprio in questi giorni si può dire che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, perché qualcosa rimane sempre, vedete, negli archivi quando si fanno trattative di questo tipo. Ed ecco che appare improvvisamente in edicola in Germania, nell'autorevole settimanale tedesco Der Spiegel, un documento quantomeno imbarazzante che viene pubblicato. E, che, e di cosa si tratta? Si tratta, vedete, del verbale rinvenuto nel British National Archives dal politologo americano Joshua Schifrinson. E, quindi praticamente un documento che eh, sarebbe stato rinvenuto nel, nell'archivio britannico da parte di questo politologo americano, questo Joshua Schifrenson, che riguardava proprio la riunione dei direttori politici dei ministeri degli esteri di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, che si tenne a Bonn il 6 marzo del 1991. E qual era il tema del colloquio? di queste potenze che si riunivano nell'Europa centrale e orientale erano proprio i rapporti con la Russia, una Russia che eh, appunto eh, si doveva in qualche modo eh, cercare di eh, trovare appunto un accordo tentando di stipulare con essa un duraturo patto, un patto di amicizia, di collaborazione economica e politica e eh, davanti all'ipotesi di una richiesta di alcuni paesi dell'ex blocco ex sovietico no, tra cui la Polonia di entrare a far parte della Nato in quell'occasione inglesi, americani, tedeschi e francesi furono tutti concordi nel ritenere semplicemente questa proposta inaccettabile al punto tale, vedete, che a nome di Berlino Jürgen Obr o Robog affermò che abbiamo chiarito durante questo negoziato sulla riunificazione della Germania, con la partecipazione della Repubblica federale di Germania, della Repubblica democratica tedesca, degli Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia, che non intendiamo far avanzare l'alleanza atlantica oltre l'Oder e quindi non possiamo concedere alla Polonia o altre nazioni dell'Europa centrale e orientale la possibilità di aderirvi. Secondo Robog, questa posizione era stata concordata col cancelliere federale tedesco Helmut Kohl, più il ministro degli esteri tedesco, che a quell'epoca era Hans-Dietrich Genscher. Ve lo ricorderete, erano nomi che in quell'epoca popolavano la cronaca. Ma poi, vedete, in quella stessa occasione, riporta il settimanale tedesco Der Spiegel, il rappresentante degli Stati Uniti, che era Raymond Saez, dichiarò «Abbiamo ufficialmente promesso all'Unione Sovietica, nei colloqui 2 più 4, così come in altri contatti bilaterali intercorsi tra Washington e Mosca, che non intendiamo sfruttare». Sul piano strategico, il ritiro delle truppe sovietiche dall'Europa centro-orientale e che l'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord non dovrà espandersi al di là dei confini della Nuova Germania né formalmente né informalmente. E quindi l'accordo c'era, era condiviso dai principali membri dell'Alleanza Atlantica, poi però. Come sempre accade, qualcuno ha deciso che era meglio dimenticare le promesse. No, qui lo dico e qui lo nego. Per meglio inghiottire l'intera Europa orientale, i paesi baltici e, in prospettiva, cari amici, l'Ucraina. Questo passaggio era stato già deciso, come ricorda sulla nuova rivista storica il professore Eugenio Di Lienzo. Questo 14 anni fa, quando disse che lo spirito di Malta fu poi ancora più profondamente. Tradito dalle pressioni americane per l'ingresso dell'Ucraina e della Georgia nella NATO, esercitate durante il vertice atlantico di Bucarest nell'aprile del 2008, alle quali poi sarebbe seguita la, la guerra russo-georgiana. I risultati, vedete, cari amici, sono sotto gli occhi del mondo. Quando Putin reclama eh, diciamo, i suoi diritti, quando Putin reclama di essere vittima in qualche modo di ingiustizie e di soprusi, Putin in questo momento ha perfettamente ragione. E c'è bisogno probabilmente che qualcuno ricordi ai membri dell'Alleanza Atlantica, in primis gli Stati Uniti e poi la Gran Bretagna, che gli accordi che si prendono se si vuole essere coerenti e se si vuole evitare che succedano catastrofi che possono diventare molto pericolose che questi accordi si cerchi almeno di rispettarli e ancora di più cari amici non negarne l'evidenza non negarne la realtà perché come vedete il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e poi qualcuno lo tira fuori sui giornali e la verità viene improvvisamente alla luce, come sempre accade e come accadrà ogni giorno di più, in questa vedete riemersione di una verità che si fa strada in maniera sempre più forte per determinare quel cammino che la provvidenza di Dio ha impresso ormai alla storia per dirigerci in maniera irreversibile verso l'esito finale, che sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria e della civiltà cristiana. Un mondo di verità sulle ceneri di un mondo di menzogne. E a tutti voi, cari amici tele radioascoltatori, l'augurio di una buona giornata. Laudetur Jesus Christus.